Eccoci qua, ben trovati. Nuovo appuntamento a Biblioterme, qui dal caffè storico delle Terme Tettuccio di Montecatini. Sono con Stefano Sestini, direte voi chi è? Colui che ha riscritto Pinocchio, vero? Benvenuto! Buongiorno! Ciao! Ciao. Come, quindi hai riscritto Pinocchio? Sì, niente, ho scritto un seguito. Lo facciamo vedere questo libro intanto. Allora, si chiama Pinocchio Bambino. Pinocchio Bambino, come mai Pinocchio Bambino? Appunto perché diciamo dalla storia di Pinocchio si passa alla storia di Pinocchio Bambino, cioè il burattino trasformato in bambino, in essere umano che continua le sue avventure in questo mio racconto. E quindi questo racconto come inizia? Ma inizia praticamente, comincia qualche mese dopo che è finita la precedente storia raccontata da Lorenzini. Quindi ritroviamo Pinocchio e Geppetto insieme che hanno aperto un laboratorio di falegnameria e Geppetto ha terminato di preparare una cornice che Lorenzini ci dice alla fine dell'ultimo capitolo la stava cominciando a disegnare. Era una cornice, appunto, ci dà una piccola descrizione, dice, delle foglie, degli animali. Io l'ho rappresentato in questa maniera. Ecco. Il disegno è tuo? Sì. Anche il disegno? Sì, sono... Apri un po', allora, fammi vedere, sono curioso. Io sono un bambino curioso, lo sapete. Oh, guarda che bellino. Quindi sono tue anche le illustrazioni? Sì, illustrazioni e... Che bello. Torniamo alla cornice, questa cornice deve essere consegnata, è stata ultimata. Deve essere consegnata ad un signore che abita lontano da loro, quindi partono in treno. Sì. Partono in treno e durante questo viaggio hanno alcune avventure buffe, finché poi non vengano derubati di questa cornice. Un'avventura buffa. Una delle avventure buffe. Sono curioso. E allora vengono derubati, quindi Pinocchio e Geppetto si divideranno per cercare di recuperare il Martolto. E si scoprirà. Quindi diventano dei... come si dice, dei poliziotti, cercano di recuperare il frutto del loro lavoro. Allora, vanno a indagare, si trovano su una città di mare, il furto avviene su, diciamo, una città di mare, e si dividono e in pratica scopriremo che questa cornice ha un valore immensamente maggiore di quello che si pensava all'inizio e che c'è un personaggio totalmente malvagio che li ha in odio entrambi, che cercherà di eliminarli. E chi sarebbe? Quindi, ma tu hai introdotto anche nuovi personaggi. Questo è un personaggio in realtà che era già presente nella... Chi sarebbe? Sarebbe l'omino, quello del paese dei Balocchi. Io ho creato una backstory di questo personaggio di cui si sa poco, solamente che era una persona malvagissima, probabilmente la più malvagia che è presente nelle avventure di Pinocchio. Tanto è vero che neanche ha una punizione da parte dell'autore, mentre la troviamo la punizione nel Gatto e la Volpe, se vi ricordate. Spero. Ecco, io invece ho approfittato per dare una punizione a questo personaggio. Anche cosa lì, qualche punizione lì? Questo va letto in libro. Vabbè, ragazzi, non vuol parlare. Vabbè, senti, quindi esisterà una morale? Certamente, una serie di morali che sono, diciamo, ogni capitolo dà una sua morale, no? Prendendo proprio esempio... già da Pinocchio. È già la forza di volontà da arrivare a far qualcosa. Da arrivare a far qualcosa c'è la speranza. La speranza è quella che c'è Pinocchio e altri personaggi che inserisco nuovi, che cercano in tutte le maniere di arrivare ad una soluzione dei loro problemi, che in un caso diventerà la guerra, perché scoppia la guerra in questo paese di Pinocchio. Quindi si uniranno per cercare di fermare questa avanzata di questo esercito che sta riducendo in cenere il loro mondo. E ce la fanno? Chiaramente ce la fanno, senza svelare troppo il finale, quindi insomma, chiaramente il finale positivo. Il finale positivo. Ora, non vi diciamo più niente di questo libro, dovete andare a comprarlo e anche incuriosirvi sul web, perché tu sei social anche. Sì, sì, abbiamo la pagina Pinocchio Bambino, lo troviamo su Facebook. Abbiamo già diversi followers. E insomma, continuamente abbiamo aggiornamenti sulle presentazioni. Ma ogni tanto mettiamo foto su dei viaggi che faccio io, di interesse storico anche sugli Lorenzini, anche sul collezionismo delle varie edizioni di Pinocchio o di Burattini
appunto rappresentano Pinocchio, insomma è una pagina interessante. Una pagina interessante in svolgimento. In svolgimento, sì, è stata creata da qualche mese, insomma state lavorando. Ci stiamo lavorando su. Bene, facciamo rivedere il libro? Sì. Eccolo qua, questo è Pinocchio Bambino. Io ti dico grazie, benvenuto a Biblioterme, al Caffè Storico, e noi ti seguiremo anche sul web. Ciao! Ciao ragazzi!